Benvenuto, uccisore di demoni. In questa guida ti insegneremo come sconfiggere il fiammeggiante. La battaglia che vedrai a schermo è stata registrata nella modalità Nuova Partita Più, il che significa che la difficoltà dei nostri scontri sarà più alta rispetto a quella della tua prima partita. Fatta questa premessa, ti invitiamo ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui video in uscita. Il fiammeggiante è uno dei boss più difficili dell'intero gioco e richiederà diverse accortezze per poter essere sconfitto. In particolar modo, una buona abilità nella schivata e l'utilizzo della magia per attaccare o incantare l'arma. Fino ad ora non ti abbiamo mai consigliato di effettuare uno scontro in cooperativa, ma in questo caso potrebbe essere una buona idea sfruttare questa funzione, ovviamente solo nel caso in cui tu abbia troppe difficoltà nell'affrontarlo. Avrai bisogno di numerose erbe curative e della magia incanta arma per incrementare in maniera sostanziale il danno inflitto. In alternativa, nel caso in cui tu sia un mago, la freccia dell'anima. Come avrai intuito, la magia è una parte fondamentale di questo scontro, perché il fiammeggiante è debole agli attacchi magici. Il nostro avversario ha un punto cieco alla sua destra, infatti tenderà ad attaccare più spesso con il braccio sinistro. Il consiglio che ti diamo è di rimanere vicino al suo corpo, andando verso sinistra. In questo modo i suoi attacchi saranno facilmente evitabili. Dovrai prestare particolare attenzione alla tua stamina, perché questo formidabile boss non ti darà quasi mai tregua. Utilizza quindi con molta calma gli attacchi, mandandone a segno 2 o massimo 3, e le rollate, in modo tale da tenere sempre una buona riserva di stamina. Cerca di rimanere al suo fianco ed evita di incastrarti contro lo scenario o di finire dentro le pozze di lava. Il luogo migliore per affrontarlo è la piazzola subito in prossimità della nebbia. Imparare a schivare gli attacchi con la rollata perfetta ti garantirà di portare lo scontro a compimento in un brevissimo lasso di tempo. Questo perché rotolando col giusto tempismo ti farà evitare i danni dei suoi attacchi più potenti. Cerca quindi di non rotolare mai in anticipo, ma aspetta sempre che il colpo stia per andare a segno, in modo tale da utilizzare il cosiddetto immunity frame. Prosegui in questo modo fino all'uccisione del boss. Complimenti, sei riuscito ad eliminare il fiammeggiante e la tua avventura nei tunnel di Stonefang può proseguire. Se questa guida ti è stata utile, ti invitiamo a lasciare un like, a condividerla e a farci sapere nei commenti come è andato il tuo scontro. Grazie per averci seguito, un saluto dai Crududes.